Con i pennelli non si scherza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, un video oggi molto shabby, molto chic e molto riciclo. Un riciclo shabby chic in collaborazione con la mia amica Carmen We For Us Makeup, la mia amica storica di YouTube, colei che si è iscritta all'inizio su Arte per te e che io da allora non ho più mollato, proprio perché è una ragazza simpaticissima. Vi lascio il link del suo canale qua sotto nel box informazioni e il video in collaborazione qui, cliccando qui accederete al suo video. Andatela a trovare, è una ragazza non solo bellissima ma anche molto capace, molto schietta e molto vera. Lei si occupa di make-up, come dice il suo nick, e tutte le sue recensioni, state tranquilli, che saranno vere. Quindi vi troverete molto bene seguendo i suoi consigli. Io ringrazio Carmen per questa collaborazione e dico ciao tesoro, bentornata in una collaborazione con Arte per te. Spero ce ne siano tante altre in futuro. Ti mando un grande bacio. E adesso dico a tutti voi di cosa parlo invece Ombretta, che ha fatto tutta questa premessa. Ombretta oggi insieme a voi farà un portapennelli e nell'intro, dove dico con i pennelli non si scherza, cito la mia amica Carmen, che durante la telefonata in cui ci siamo accordate per metterci d'accordo sul da farsi mi ha detto Ombretta, mi devi dare tempo perché con i pennelli non si scherza, voglio fare un video fatto bene. E io mi sono messa a ridere quando ha detto questa frase, perché chi più di una che fa arte può dire è vero, coi pennelli non si scherza, sono la cosa più importante, lo strumento sia per truccarsi che per dipingere. Oggi andremo a fare insieme un portapennelli in stile shabby chic. Io l'ho pensato un portapennelli da make-up, quindi un portapennelloni per il make-up, ma nulla osta che possa essere creato anche magari con un contenitore più alto come portapennelli da pittura. Certo, sarà più soggetto a sporcarsi, ma gli escamotage sono tanti e comunque il guizzo creativo può venire anche da un'idea parallela. Quindi spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come creare questo portapennelli shabby chic. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro portapennellone da trucco, riciclando un bel po' di cose. Innanzitutto il protagonista. Io come corpo del mio portapennelloni userò questa. La riconoscete? È una confezione di borotalco felce azzurra. Mi piace perché potremmo continuare a tenere il tappo, essendo trasparente e molto neutro, quindi magari usare questa confezione per riporre qualunque cosa, dischetti struccanti, smalti, quello che ci pare, oppure se vogliamo dare la tipica connotazione da portapennelloni, togliere appunto la cupolina trasparente e usare solamente la parte decorata, che è perfetta per uno stile shabby chic. Io naturalmente ho rimosso le etichette staccandole e poi pulendo con un dischetto struccante e dell'acetone per unghie e poi sciacquando e insaponando molto bene. Uno di questi, o qualunque barattolo voi abbiate, potete farlo anche con le confezioni di orzo, con i barattoli che più preferite. Io per esempio con la confezione di orzo ne farò un altro per i pennelli da pittura. Comunque, continuiamo. Per decorare userò il fiore fatto con i dischetti struccanti. Vi metto nelle schede informative il video relativo dove potrete imparare facilmente a farlo. È un fiorellino tutto fatto di cotton fioc al centro e dischetti struccanti per quanto concerne i petali. Mi sembrava carino il tema make up, renderlo unitario con dei richiami che potessero appunto appartenere a questo settore. Poi dei bicchieri di carta per stemperare il colore. I colori saranno dei semplicissimi colori acrilici. Io qua ne sto usando anche abbastanza di bassa qualità e di facile reperibilità. Sto usando il Crelando della Lidl, ma potete usare qualunque colore acrilico voi abbiate a disposizione. Un pennello piatto della O con l'attaccatutto o pistola a caldo con stecche di colla, dell'Aiuta, questa appunto è una tela grezza per quadri, ma voi potete usare l'Aiuta ed è facilissima da trovare, quindi una striscia piccolissima così di Aiuta, che comunque
prenda la circonferenza del nostro barattolo. Un altro tipo di nastro, io qua ho un nastro bianco impermeabile che metterò a contrasto con la grezza juta, quindi un nastro che sia un pochettino più lezioso, più dolce. Per rimuovere un po' di colore e rendere appunto un po' sciabbata la superficie, senza andare a cercare cose particolari, potreste usare o una paglietta metallica, quella che si usa normalmente per pulire le pentole e le stoviglie, o la parte ruvida appunto di una spugnetta. Se avete della carta abrasiva, meglio ancora naturalmente, ma io sto cercando di farvi fare tutto con cose che potrete agevolmente trovare in casa vostra. E poi, come ultima cosa, useremo la colla vinilica, che appunto utilizzeremo a mo' di vernice finale e a protezione del nostro lavoro. In alternativa potete usare della vernice per acrilici o del flatting all'acqua satinato o lucido, come preferite. Io, come vi dicevo, scegliendo cose più casalinghe, ho scelto la colla vinilica. Cominciamo subito con il dipingere il nostro barattolo. Diamo prima un fondo con un colore scuro e io qui userò il nero. Piano piano dipingerò tutto. Ora, se all'interno volete custodire dischetti struccanti, cose che quindi poi dovete usare per a diretto contatto con la pelle, non colorate questa parte interna, ma fermatevi qui al margine dove appunto si chiuderebbe il tappo. Mentre se invece, come me, volete usarlo come portapennelli, potete tranquillamente colorare tutto, perché tanto qui dentro andranno i manici dei pennelli e quindi andrà bene così. Fatelo asciugare completamente, potete anche agevolare la cosa aiutandovi con un phon da lontano. Bene, fatta asciugare la prima volta, diamo una seconda passata sempre con il nero, così andremo ad eliminare totalmente queste zone in cui il colore magari non ha attecchito perfettamente. E una volta che il colore è totalmente asciutto, assicuratevi bene quindi di questo particolare, cominciamo a dare la prima mano di bianco su tutto. La prima mano verrà segnata con tutte le strisce del pennello, è molto grossolana, non vi preoccupate, è normalissimo, voi procedete tranquilli nel vostro lavoro. Data la prima mano, facciamo asciugare perfettamente. Fatta asciugare la prima mano, diamo la seconda, sempre con il bianco puro. Mi raccomando, è essenziale che facciate asciugare completamente tra una mano e l'altra, ne va della riuscita dell'intero lavoro, quindi abbiate un po' di pazienza e aspettate i tempi giusti. Continuo, ridipingo tutto, eh? Finite le tre mani, quindi facciamo asciugare completamente. Con la paglietta, in maniera molto delicata, cominciamo a procurare dei graffi al nostro vasetto. Tra l'altro il mio è ancora un po' appiccicosetto, voi invece fate in modo che sia del tutto asciutto e controllate proprio il graffio, visto? In maniera tale che non vada oltre il nero, visto? Fate uscire qualche pezzettino, così, sempre in verticale, ma non più di tanto. Voilà! Ora vi avvicino, così spero si veda. Visto? Date dei colpi molto molto delicati. Vado un po' su tutto così in orizzontale e dove voglio dare il colpo proprio più netto vado in verticale a scorticare proprio la pellicola pittorica. A posto, così mi piace, non voglio andare oltre, non lo voglio rendere troppo
rovinato. Va bene così, andava benissimo anche bianco, se non lo volevate sciabbato, lo volevate semplicemente stile shabby chic, così campagnolo, andava benissimo anche lasciarlo tutto bianco, ma io ho voluto farvi vedere questo passaggio in più. E adesso mettiamo una mano di Vinavil dentro e fuori e prendiamo la nostra striscia di juta o tela, che vorrò mettere proprio qui al centro, così, però naturalmente questa striscia è troppo grande. Io vi ho detto che voglio metterla in combo con quest'altra. Allora, la juta la trovate in qualunque negozio che vende stoffe facilmente, se viene chiedete un pezzo così, un campione, ve lo regalano. Questo nastro lo trovate in cartoleria. Io voglio che questa fascia sbordi, guardate, di pochissimo, quindi meno di un centimetro da sopra e meno di un centimetro da sotto, e prendo la misura della circonferenza in modo che mi compia tutto il giro. Perfetto, qui devo togliere poco, appena un centimetro. Da una parte avrà la trama libera, la parte appunto non della cimosa, ma l'altra. La cimosa è la parte tutta liscia, tutta fatta a tessuto, mentre dall'altra parte rimarrà sfrangiato. Ora, da entrambi i lati io voglio fare questa specie di frangettina che ho fatto da questo lato, che voi non vedete in videocamera, ma c'è, visto? E allora come si fa? Si prende la prima frangia della trama e si tira via. In pratica si scuce. Io ne sto togliendo 3. A questo punto potrete decidere se utilizzare la colla a caldo o se utilizzare l'attaccatutto. Io userò l'attaccatutto per una questione di praticità. Cosa dobbiamo fare? Prendere ben bene la misura del centro in maniera equidistante e far aderire sopra la nostra fascia. Quindi senza esagerare, ma con dei punti di colla sparsi, messi anche a poco, non c'è bisogno che facciate tutta la circonferenza in una volta sola. Quindi più o meno equidistante e poppete, incollate. Ben venga che esca fuori dalla trama la colla, perché questo fisserà trame ordito e non farà sfrangiare ulteriormente il vostro lavoro. Quindi piano piano chiudetevi tutta la circonferenza. Step 2, attacchiamo anche la fascetta di zo. Guardate che carino. Ora è facile, abbiamo finito, ragazzi. Allora, in questo caso vi dico, mettete al centro la colla, appena un giro, e con un bastoncino spalmatela, in modo che l'eccesso non si veda, non traspaia. E fate un pochettino tirare la colla, non appiccicate subito il nastro. Prendete adesso il nastro e posizionatelo quindi proprio al centro. E ora mettiamo un po' di colla dietro al fiore e lo vado ad appiccicare nella parte così centrale del nostro porta quello che vogliamo. Però secondo me manca ancora qualcosa a questo porta pennelli, e allora io vorrei mettere, avete presente i laccetti che abbiamo sfilato dalla trama? Bene, vorrei metterli al centro così, a guarnire ulteriormente il porta pennelli, perché mi sembra un'idea carina per quelle parti dove non c'è il fiore, che risultano così ancora più particolareggiate. Cosa faccio? Prendo tutta la matassa e faccio un nodino qui, così, e lo tiro ben bene. Tolgo l'eccesso con le forbici, voilà, e lo sporco di colla. Prendo quindi uno spiedo e faccio attaccare il mio nodino sotto al fiore, quindi sollevo
leggermente la corolla. Naturalmente io sto facendo così perché ci ho pensato dopo averlo visto finito. Voi che lo farete ex novo, se vorrete fare questo passaggio lo farete prima di appiccicare il fiore e quindi sarete facilitate in questo. Quindi tiro e magari al centro dietro qui metto un puntino di colla in modo che la mia corda passando rimanga attaccata e non si sposti. Arrivati a questo punto, anche qui farò un altro nodino. Tolgo anche qui l'eccesso, sporco anche qui di colla sia la parte interna al fiore che il mio bel nodino, e sempre con l'aiuto del mio spiedo faccio entrare e posizionare, voilà, la mia corda. Perfetto, guardate che delizia! Bene, ditemi tra i commenti per cosa userete questo porta... Boh, sarà un portapennelli? Io devo dare un titolo a questo video e quindi ho fatto portapennelli, ma se voi lo utilizzerete peraltro fatemelo sapere, sono curiosissima. In attesa dei vostri commenti io vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. Pennelli, abbiamo riciclato i dischetti struccanti che non usavamo più perché erano tutti speluccosi, abbiamo riciclato la confezione del borotalco, possiamo farlo anche con una semplice bottiglia di plastica tagliata, insomma non c'è bisogno di comprare la confezione, basta ingegnarsi, la metodologia è sempre lo stessa da applicare a forme differenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vorrei mettere in palio questo portapennelli ad una di voi fortunata che potrà ricevere così questo oggettino fatto da me. E allora, unico modo per partecipare al giveaway? Molto semplice, lasciare quanti commenti vorrete qua sotto al video ed iscrivervi ai miei tre canali. Arte per te, due cuori, una cappa e Ombretta, il mio nuovo canale di Lifestyle Beauty. Allora, io vi aspetto sui miei canali e contemporaneamente vi auguro in bocca al lupo. Se il portapennelli vi piace, tentate la sorte e magari sarà vostro. Alla mia amica Carmen dico, non ti preoccupare, ne faccio uno anche a te, ti mando un grande bacio, ora corro a vedere il tuo video e con me correranno anche tutti gli iscritti di Arte per te, mi raccomando. Bene, a me non rimane che darvi un grande bacio e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci!